Sono certa che sto impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti. E io, questa volta, non mi riprenderò. Comincio a sentire voci. E non riesco a concentrarmi. Quindi faccio quella che mi sembra la cosa migliore da fare. Bevete e unitevi a me nella eterna vita. Tu mi hai dato la più grande felicità possibile. Sei stato in ogni senso tutto quello che un uomo poteva essere. So che ti sto rovinando la vita. So che senza di me potresti lavorare. E lo farai. Lo so. Vedi, non riesco nemmeno a scrivere degnamente queste righe. Voglio dirti che devo a te tutta la felicità della mia vita. Sei stato infinitamente paziente con me. E incredibilmente buono. Tutto mi ha abbandonato, tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinare la tua vita. Non credo che due persone avrebbero potuto essere più felici di quanto lo siamo stati noi. Virginia. Tua zia è una donna molto fortunata, Angelica. Sì, perché lei ha due vite. Ha la vita che conduce e la vita del libro che sta scrivendo. Per questo è molto fortunata. Ma tu prima che cosa stavi pensando? Stavo per far morire la mia eroina. Ma adesso ho cambiato idea. Non ci riesco. Caro Leonard, guardare la vita in faccia, sempre guardare la vita in faccia e conoscerla per quello che è. Al fine, conoscerla, amarla per quello che è e poi metterla da parte.
per sempre gli anni che abbiamo trascorso. Per sempre gli anni. Per sempre.